Parliamo ora di sicurezza con l'assessore lombardo Simona Bordonali, che ci illustra nei dettagli l'accordo sottoscritto con dei comuni della provincia di Monza e Brianza. Assessore Bordonali, ci spieghi i contenuti principali del patto che è stato sottoscritto in questi giorni tra alcuni comuni della provincia di Monza e Brianza? È un patto importante, monitorato e organizzato dall'assessorato alla sicurezza della provincia di Monza e Brianza in collaborazione con alcuni comuni, comuni che non sono necessariamente confinanti ma che si coordineranno insieme per una maggiore sicurezza urbana del territorio, quindi una serie di azioni volte a garantire la sicurezza ai cittadini dei propri territori. Un patto che prevede molte azioni, molti progetti che sono finanziati da Regione Lombardia, che partecipa attraverso un finanziamento di 30.000 euro e che quindi monitorerà anche l'esecuzione di questi importanti progetti. Progetti che quindi vanno da un controllo più importante del territorio, un controllo del territorio da parte delle polizie locali, ma anche attraverso uno scambio di informazioni tra le polizie locali stesse. Ma un progetto importante perché sarà interessato anche da una parte che è molto importante, riguarda la formazione della polizia locale nei contrasto alla illegalità che si possono verificare sul territorio a 360 gradi. A proposito, si è parlato di quali sono i principali fenomeni di illegalità che colpiscono quella zona? I sindaci hanno sottolineato che purtroppo in questo tempo di crisi il numero dei reati sta notevolmente aumentando, quindi diciamo che sono piccoli reati, però i reati che colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, quindi dei furti, gli scippi, ma ahimè spaccio di droga, quindi le azioni, diciamo, quei reati anche minori che però sono i reati che vanno a colpire spesso gli anziani del territorio e quindi le fasce più deboli.